terza puntata di Fede e Sfide, un programma dedicato al racconto di vite personali, di persone impegnate nella loro comunità di fede o nella società e delle sfide che incontrano. Oggi incontriamo Marco Frasca, professore al Liceo Valdese di Torre Pellice. Hai fatto i 5 anni di liceo? 3 anni di medie, cioè che c'erano ancora le medie. Anche le medie, sì, sì, c'erano solo le medie. 5 anni di liceo, poi ho interrotto per 10 anni, perché ho finito nell'83 e nel 93 hai ricominciato da prof. Siamo in compagnia di Marco Fraschia, professore. Da quanti anni, Marco, fai il professore? Quest'anno sono 30, settembre 93. Trentennale. Ho cominciato. Professore al Liceo Valdese di Torre Pellice. Sempre al Liceo Valdese o hai ruotato? Sì, mi sono laureato in fretta e furia a giugno, perché a settembre c'era la cattedra di greco. Canale mi aveva chiamato per dirmi: ma tu quando pensi di laurearti? Canale era allora preside. Canale era preside del liceo, sì. E io avevo avuto di vicissitudini con la mia insegnante che era stata malata, quindi avevo interrotto, procedevo a rilento con la mia tesi e gli avevo detto: ma pensavo di laurearmi a giugno, ma con questi problemi slitterò in autunno. E lui mi ha detto: no, tu devi laurearti. Accelera. A giugno, perché a settembre, se non sei laureato, non puoi venire. Prendere. E allora avevo mollato tutto, corale, soccorso alpino, CAI, giorno e notte, e ce l'ho fatta. In questa trasmissione Fede Sfide non abbiamo ancora avuto modo di chiacchierare con un professore. Professore, tra l'altro, di cosa? Di greco. Sono laureato in lettere classiche, quindi italiano, latino e greco. Solo che al liceo fanno le cattedre verticali, quindi chi fa italiano lo fa dalla prima alla quinta, latino prima quinta, e a me è toccato greco dalla prima alla quinta. Quindi questa è l'aula in cui tu insegni? Sì, che è una caratteristica di questa scuola, ogni materia c'è la sua aula. Cioè quindi sono gli studenti a dover cambiare ogni ora, andare a cercare l'aula di riferimento, un po' come all'università. E il professore rimane qua. Sì. Okay. Ed è comodo perché hai tutto quello che ti serve. Cioè l'aula diventa aula il contenitore materia. Della materia. Sì, 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 esatto. E tu hai a disposizione qua, ci sono i vocabolari, i libri, cartine. Queste le abbiamo recuperate nei vari viaggi in Grecia, perché ogni 5 anni si va in Grecia. Così tutti quelli del classico, almeno una volta, sono andati. Vanno. Poi quelli di prima saranno piccolini, quelli di quinta sono grandi, capiranno dopo, diciamo. E quindi il teatro, l'acropoli. Andate in Grecia sempre nello stesso posto? Cioè avete sempre lo stesso itinerario? Sì, normalmente ci imbarchiamo ad Ancona, così facciamo una mini traversata in nave fino a Igoumenitsa. Sbarchiamo per qua, l'Epiro. Le meteore sono da questa parte qua. Così. Ok, sul nord. Poi si scende, qua c'è la zona delle Termopili, Delfi, poi Atene, passiamo vicino a Tebe. A volte facciamo anche il Caposugno, che è molto bello. E poi si rientra dal Peloponneso, così si fa Epidauro, Micene, Epidauro, Olimpia. A Patrasso ci si imbarca di nuovo e si ritorna. Vabbè, bel viaggio. È la Grecia classica, diciamo. Sì, sì, sì. E
hai insegnato greco in questi anni? Greco, allora, la cattedra di greco è part-time, perché con le ore si arriva solo a 17. E quindi nel corso degli anni mi avevano dato geografia, poi quando geografia è passata in inglese, per valorizzare di più anche il legame della tra lingua, i due ambiti. Esatto. Allora sono subentrato ad Amalia Geimè, che faceva storia locale, e quindi temi più legati alla realtà della valle, che è una caratteristica di questa scuola. Certo. Ovviamente non esiste la materia certo. Storia locale. E poi pian pianino anche Canale, che lui faceva storia delle religioni, mi ha ceduto le sue ore finché poi le ho prese tutte. Quindi avevo greco per il maggior numero di ore e poi storia delle religioni e storia locale per quanto riguarda le altre. Allora, qua ci sono più libri di storia delle religioni, perché appunto legati alla mia presidenza. Me li tenevo qua. Attenzione, perché l'umidità. L'enciclopedia delle religioni, gli apocrifi, Bhagavad Gita. Ah, questo cos'è? Trattato. C'è il Corano. Qui siamo nell'induismo. Infatti. Qua non ce n'è più di una. Poi altre cose della Claudiana, sull'etica. Si vuole in inglese? Religioni del Mediterraneo. E la Bibbia. Eccola qua, Septuaginta. Ok, magari ci mettiamo qua sul tavolo. Il nome, che vuol dire Bibbia dei 70. Questa me l'aveva procurata William Jourdan, a proposito di ex allievi che poi hanno fatto... Già come pastore. All'epoca sì, era già pastore, però era stato in Germania, infatti la dedica in Germania, e praticamente si era fatto regalare questa Bibbia per noi, come scuola, per poterci lavorare. Ed è appunto due volumi in uno. Questa è la più famosa casa editrice che pubblica regolarmente, aggiornandola man mano, sia l'Antico Testamento sia il Nuovo. Mm-hmm. Di solito il Nuovo c'è o solo in greco oppure greco e latino. Ah sì, la doppia versione. Ma leggi un pezzettino. Oh mamma. Vi sta permettendo. Infatti devo togliere gli occhiali, perché io sono presbite, quindi... Kai abes salmon, kai pasaner, Israel e iselson eis Jerusalem. Kai akitofel metautu. Che significa? Non lo so. Ok. No, sono dei nomi propri, Abessalem. Ok, per me potevi dirmi qualsiasi cosa. E ogni uomo di Israele andarono a Gerusalemme e con lui anche quest'altro personaggio, Achitofel. Visto che hai introdotto storia delle religioni, io ti faccio la domanda che facciamo ai nostri ospiti, ovvero tu sei valdese, sì. Di famiglia valdese, il tuo percorso è sempre stato nella chiesa valdese. Il tuo percorso di fede, quindi anche gli insegnamenti, l'impegno che hai potuto vedere nella tua chiesa, ha in qualche modo influito, agito sulle tue scelte o sul tuo modo di lavorare come professore? Beh, intanto una scelta grossa che ho fatto è che mi sono abilitato e poi quando si è trattato di scegliere tra lo Stato e il liceo valdese, ho scelto il liceo valdese, perché è un'opera della Chiesa, laica assolutamente, ma comunque che insomma ha dei valori dettati dalla pedagogia, ma anche dalla teologia, se vogliamo, evangelica e riformata. Quindi ho scelto di
continuare a lavorare qui impegnandomi nella formazione dei giovani. Quindi sicuramente questa è stata una scelta di fede, perché ho lasciato perdere lo Stato per continuare a dare il mio contributo ai giovani che frequentano questa scuola. E poi ovviamente uno non fa sermoni oppure proselitismo, certo, quant'altro, però in quello che fai, in quello che dici durante riflessioni, anche attraverso la letteratura, il tuo messaggio, il tuo modo di essere e di credere passa. Certo. Ovviamente, ripeto, senza voler assolutamente convertire nessuno, sì, non c'è, ma evangelizzazione, diciamo, portare dei, sì, messaggi creativi, ecco. Ti è mai capitato con dei tuoi studenti, una tua classe o anche più classi, di magari riflettere su alcuni temi su cui la Chiesa Valdese ha riflettuto e comunque ha preso decisioni, sì, importanti, certo, temi, allora, etici, bioetici, piuttosto per che... Per esempio, l'ultimo anno, storia delle religioni, abbiamo finito più o meno il corso relativo a tutte le varie religioni, in particolare anche la storia del cristianesimo, lo dedichiamo di più all'aspetto etico. Per esempio, faccio leggere, studiare, riflettere il documento della commissione bioetica sul fine vita, sul discorso del testamento biologico, cure palliative, eutanasia e quant'altro. E quindi con i ragazzi di Quinta partiamo da quel documento per poi allargare la riflessione su quello che c'è, che si sente, perché poi ogni tanto il telegiornale senti che parlano di argomenti di questo tipo, sui giornali, a seconda, certo, sì, a seconda, sì, degli anni, da Eluana a Englaro, sì, fino agli ultimi fatti, insomma. Assolutamente. Durante il Covid lo stesso, questa commissione aveva prodotto dei documenti, due mi sembra, uno sulla pandemia in sé e l'altro sulla vaccinazione, quindi anche in quel caso... Ovviamente senza voler imporre niente a nessuno, si leggeva il documento, questo è quello che ha espresso una commissione della Chiesa Valdese, non solo, perché la commissione, sì, metodiste, è, battiste, esatto, BMW come si dice, sì, e quindi sappiatelo, ditemi voi si cosa ne pensate. Si parte da lì come, esatto, riflessione, esatto, come spunto di una discussione, esatto, che poi quello che è l'obiettivo anche proprio di questi documenti, certo, cioè proporre una base preparata, sì, da persone che ne sanno di questi argomenti, però poi si lascia spazio al dibattito e al dialogo. E invece sul percorso di storia delle religioni, come l'hai strutturato, come l'avete strutturato, insomma? Ma allora, le dispense le aveva già preparate Elio Canale, ho fatto 4 dispense praticamente, una per ogni anno. La prima parte è più legata alle religioni mondiali, quindi si parte dalle religioni dell'antichità, mondo antico, greco, latino, poi alle religioni mondiali, quindi buddismo, induismo, islam, ebrei, cristianesimo. Si presenti un po' in tutto il, sì, mondo. Esatto, anche con strumenti un po' più moderni, tipo Piccolo Buddha si presta benissimo a parlare, il film di Bertolucci, a parlare del buddismo. C'è anche un film su Confucio, quindi guardiamo il film e poi ne discutiamo. E poi nel triennio ci si concentra di più sulla storia del cristianesimo, quindi diciamo dalle origini fino ai giorni nostri, quindi con anche il movimento ecumenico, la carta ecumenica, eccetera, eccetera. C'è stato modo, avete avuto modo di chiacchierare magari con qualche rappresentante di altre realtà? Beh, sì, nel corso degli anni sì, avevamo fatto anche tutto un percorso con il centro culturale sulle religioni in valle. Quindi avevamo conosciuto la realtà religiosa, presenti, della Val Pellice, in particolare forse anche di Torre Pellice soprattutto. E nel frattempo noi avevamo avviato un progetto con le scuole medie e anche elementari in parte, in cui un gruppo di lavoro di studenti, cioè studenti universitari che, del settore, assieme a noi hanno presentato tutta una serie di iniziative nelle varie scuole per conoscere i simboli religiosi, le pratiche religiose, eccetera. Quindi quella prolusione rientrava in questo discorso. Ma a noi molto caro, perché comunque sono più di 30 anni che qui non esiste l'ora di religione, come invece altrove, ma l'ora di storia delle religioni. Quindi cerchiamo in qualche modo di
sensibilizzare anche le altre scuole in una direzione di questo tipo, più storica e laica. Il liceo Valdese, una realtà indipendente, può scegliere di fare questo percorso, altrove un po' meno, però insomma poi ci sono anche delle, fortunatamente degli esempi di persone molto attente a questo tema, sì, che allargano il tema e non fanno solo proprio IRC, insegnamento di religione cattolica, ma lo allargano anche ad altre religioni. È una cosa un po' più di iniziativa personale rispetto magari a un corso predefinito. Tendenzialmente quando incontri qualcuno in un'altra realtà scolastica italiana e gli dici che vieni dal liceo Valdese, eccetera, eccetera, ci conoscono, ma anche come scuola seria, preparata, eccetera, eccetera. All'estero sì, all'estero il liceo è molto amato, è molto rispettato, insomma, quando vengono in vacanza, viaggio qua in Italia, se riescono, molte comunità fanno anche una visita della scuola, noi gli spieghiamo come lavoriamo, come funziona l'istituto, e quello che colpisce sempre, che fa effetto, perché è esattamente il contrario della nostra realtà, soprattutto i tedeschi, sono stupiti del fatto che noi facciamo storia delle religioni, perché loro si aspetterebbero invece la storia valdese. Religione valdese. Perché in questi stati è diverso, cioè tu puoi scegliere se fare religione cattolica o religione protestante. E quindi per loro scuola valdese bisognava fare il corrispettivo dello Stato, quindi non IRC ma IRV, insegnamento certo. della religione valdese. Recentemente però hanno, diciamo, cambiato un po' le posizioni, o meglio capiscono di più la nostra, perché in Germania ci sono molti musulmani e quindi a quel punto anche nelle loro scuole si pone il problema, perché un musulmano non può scegliere, cioè non gli va bene né la religione cattolica né la religione protestante, quindi capiscono l'esigenza di un insegnamento che sia super parte, cioè che affronti il tema religioso indipendentemente dalla confessione, per cui più a carattere storico, sociologico, antropologico e meno teologico. Ecco. Certo. Vogliamo sapere come hai deciso di fare il professore. Ma a seguito del servizio civile, perché in realtà io dopo il liceo, siccome andavo bene sia nelle materie umanistiche che in quelle scientifiche, avevo deciso di fare farmacia assieme ad un mio amico e compagno. E poi però dopo un anno, insomma, mi sono reso conto che le prospettive non erano così belle come potevo pensare, perché o facevo il commesso in una farmacia di qualcun altro, o facevo il rappresentante che passa davanti ai pazienti di un medico per spacciare le medicine al medico, oppure in qualche ditta farmaceutica. E quindi mi sono trovato più volte al Valentino, tra un corso e l'altro, a leggere invece i classici della letteratura. Quindi ho detto, ma magari è meglio un laureato disoccupato piuttosto che un occupato frustrato. E questo aveva anche contribuito Paolo Ferrero in un incontro di giovani del circuito, credo, organizzato a Bobbio Pellice, il cui tema era proprio il lavoro. Adesso non mi ricordo gli altri interventi, però mi ricordo il suo, che era proprio su questa linea, cioè fate delle cose che vi piacciono, non perché c'è il posto di lavoro, perché, insomma, cose che mi gratifichino. E così, niente, ho interrotto, solo che all'epoca c'era ancora il servizio militare obbligatorio. Tu hai scelto di fare obiezione quindi di coscienza. Quindi ho fatto domanda per obiezione di coscienza, aspettavi un anno per avere la risposta, in questo anno ho fatto volontariato,
che in teoria doveva poi essere quello del servizio civile, no? Ed era quello che allora si chiamava Convitto Femminile Valdese, era una comunità alloggi in via Angrogna, numero 18, su due piani, e io ero lì, mi occupavo sia dei ragazzi, quindi turni sulla sera, sabato e domenica, spesso andavo al cinema con loro, quelli che non rientravano a casa nel weekend, e soprattutto dovevo occuparmi del Cineforum, perché era l'84-85, quindi subito dopo lo statuto, cinema quasi tutti chiusi per adeguamento antincendio, e allora il Circolo Arci Sergio Toia aveva istituito un Cineforum in una sala apposita lì del Convitto Valdese sul retro, con una capienza di 90 persone, e quindi proiettavo la sera, venerdì sera, per gli adulti e a volte il mattino per le scuole, anche per gli studenti del liceo. Quindi tu hai fatto l'obiezione di coscienza al servizio civile a contatto con i giovani? Esatto, con i minori che avevano problemi in famiglia, insomma, quindi mentre prima pensavo di essere un po', insomma, chiuso, insomma, non sopportare tanto i giovani e magari non sapermi rapportare con loro, lì tutto sommato mi sono accorto che invece mi trovavo bene, mi piaceva. Quindi sono stato praticamente 3 anni fermo. Nel frattempo mi sono iscritto a lettere classiche, ho dato 4 esami in questi 3 anni senza frequentare, però poi dopo, quando ho smesso il servizio civile, appunto mi mancava proprio lo studio, quindi da lì in poi frequentavo tutti i giorni, facevo i seminari, insomma avevo proprio voglia di studiare e di finire il mio percorso. Infatti lo consiglio sovente ai miei studenti, però non lo recepiscono, cioè gli dico: guardate che non è un peccato fermarsi un anno, adesso non c'è servizio, l'obiezione di coscienza, ma c'è servizio civile, c'è volontariato, date un taglio tra il liceo e l'università, perché così almeno primo capite l'importanza dello studio, se non potete farlo, perché fate altro capite se vi piaceva, se vi piace ancora, se vi manca oppure no. Esatto. E poi appunto è un momento di stacco e vi aiuta a crescere. A me ha aiutato perché, ripeto, da allora poi ho fatto questa scelta di studi e, come dicevo prima, appena laureato ho cominciato qui al Liceo Valdese. Il lavoro con i giovani come è cambiato, se è cambiato in questi anni? Che aspetto, insomma, ti coinvolge in modo particolare? Quello che a me piace di più e che trovo anche i ragazzi dia più soddisfazione è lavorare per produrre qualcosa. Quindi, per esempio, per molti anni abbiamo realizzato degli spettacoli teatrali tratti, adattati da opere antiche, quindi commedie di Aristofane, tragedie di Euripide o di Sofocle, per rimanere in tema del mondo greco, ma poi ci siamo spinti anche sulla Bottega del Caffè di Goldoni o comunque Molière, Shakespeare. Allora lì è gratificante perché, diciamo, la lingua che studi è un mezzo per fare qualcosa, non è il fine ultimo. A te serve conoscerla perché quando devi rendere una frase, ma soprattutto devi renderla attuale, perché se tu sai che stai lavorando su uno spettacolo teatrale che poi dovrai rappresentare a gente degli anni 90, 2000, insomma, quando era, e che sicuramente non conosceva il mondo antico greco, anche la lingua e le parole da scegliere devono essere ben ponderate, devono essere comprensibili e facilmente arrivare al cuore o alla mente di chi ti ascolta. E
quello sicuramente. Quindi lavorare sul pratico, sul pratico, concreto. Sul concreto, esatto. Questo è lo spettacolo teatrale che abbiamo fatto con il gruppo Teatro Anguigogna su Jacopo Lombardini. Questo è uno dei primi che avete fatto. Sì, sì, sì. Lì avevamo fatto il Pullman della memoria e poi da lì era nata questa collaborazione. E c'è anche tutta questa attenzione, vabbè, che si inserisce sempre nel pacchetto delle religioni, della conoscenza, in questo caso anche della storia, e quindi la conoscenza di un personaggio locale che però ha a che fare con la storia internazionale, quindi la Shoah, l'Olocausto, esatto. E voi avete ripreso il tragitto che Lombardini fece proprio da Torre Pellice fino a Mauthausen, facendo tappa nelle carceri di Luserna, di Torino, Fossoli, dove Bolzano, lui e poi Mauthausen. La prima volta che avete fatto il Pullman della memoria era? Allora, la prima volta era il 2012, lo abbiamo fatto solo per i nostri studenti, perché erano gli anni in cui era a rischio il treno della memoria. Credo che a livello regionale avevano tagliato un po' di fondi, quindi non si sapeva se avrebbero fatto il treno della memoria. Allora noi in consiglio d'istituto dicemmo, ma facciamoci noi un pullman della memoria, anche perché di solito non tutti gli studenti potevano andare al treno della memoria, erano sempre solo quelli maggiorenni, poi dipendeva anche dal comune che si attivava oppure no, eccetera. Allora, quell'anno lì, in pieno inverno, febbraio, meno 13 gradi, hanno capito cosa voleva dire girare per le baracche del campo di concentramento con queste divise leggerine di cotone, gli zoccoli nei piedi, perché appunto quelle, con i vetri incrostati di ghiaccio all'interno delle baracche, cosa poteva voler dire. Poi due anni dopo, nel 2014, abbiamo fatto di nuovo il Pullman della memoria, ma questa volta aperto al pubblico. C'erano i nostri studenti, c'erano Maura e Jean-Louis, che hanno presentato il loro spettacolo a Fossoli, in questa sala dei nomi, dove ci sono 12.000 nomi incisi nella calce, nel cemento, che hanno tirato a sorte tra quanti sono passati di lì. Perché sarebbero stati esatto, già quello la dice lunga. E poi nelle varie tappe i ragazzi leggevano delle testimonianze. Quindi qui alla cella qua di Gervis, la testimonianza era ovviamente su Gervis, all'Usero San Giovanni invece era di Qualova su Lombardini, alle Nuove Anche, eccetera, eccetera. Al ritorno da questa esperienza, appunto, le letture dei ragazzi fatte nelle varie tappe, lo spettacolo di letture di Maura e Jean-Louis si sono fuse e quindi è venuto fuori uno spettacolo teatrale. Questo qui, Maestro di libertà, esatto, Jacopo Lombardini. Che contemplava l'insieme delle cose, quindi c'erano canti, poesie, letture, qualche azione scenica ovviamente, anche io ahimè facevo il gerarca nazista che gli faceva camminare con lo scudiscio. È andato avanti un paio d'anni perché l'abbiamo rappresentato qua in valle, a Torre, a Villar, a Bricherasio, Pinerolo, e poi siamo andati anche a Carrara, che era la terra di Lombardini, e anche in valle, all'inizio della Val Maira, Dronero, giù di Caraglio forse. E poi il Pullman l'avete di nuovo fatto quest'anno, l'ultima edizione di l'ultima edizione pochi quest'anno, mesi fa. Sì, dovevamo farlo nel 2020, avevamo già tutte le iscrizioni, tutto il programma concordato e quant'altro, è arrivata l'epidemia, abbiamo dovuto annullare tutto, restituire i soldi a quelli che si erano iscritti, e poi appunto quest'anno che c'era un po' più di tranquillità per i movimenti, eccetera, eccetera. L'avete fatto di nuovo aperto al pubblico. Riproposto studenti al pubblico, e pubblico. Sì. Lo stesso anche qua l'avevo volta. Visto, perché l'ho fatto vedere in quinta quest'anno, visto che lavoravano su Lombardini, perché poi appunto la quinta si è occupata della Pietra di Inciampo. Ah sì, è vero. Nell'ora di storia delle religioni hanno scritto questo testo. Andiamo a raccontarla davanti alla Pietra di Inciampo, sta storia, hai voglia? Fuori, su. Sì. Sì.
Quindi questa è un'altra sfida che il collegio ha portato avanti, che è la pietra d'inciampo dedicata a Jacopo Lombardini. Esatto, con la classe quinta abbiamo studiato la sua figura, affrontato il suo percorso di vita e, ahimè, di morte. Poi loro hanno partecipato al Pullman della Memoria, ma prima si sono occupati di tutte le pratiche e l'iter necessario per installare questa pietra d'inciampo. Quindi hanno scritto all'artista tedesco, hanno scritto al comune per avere il benestare, un appoggio per tutte le varie pratiche, hanno cercato i discendenti, gli eredi di Lombardini che stanno ancora giù a Carriara per invitarli, cose molto pratiche e concrete, come sì, dicevo però, prima, no? Che sono poi quelle che ti rimangono impresse, sì. Perché certo. Poi alla fine possono ed è stata dire piazzata qua, che davanti 21. Alla fondazione del Centro Culturale Valdese, sì. Perché è l'ultimo luogo, diciamo. Esatto, come c'è scritto lì, questo era il Convitto Valdese che ospitava studenti e sfollati, soprattutto durante la guerra, da Torino. E lui faceva quello che oggi diremmo educatore, li seguiva, controllava quando erano a pranzo e soprattutto si intratteneva molto con loro, con chiacchierate anche molto. Poi da qua lui è dovuto scappare. Poi è dovuto scappare perché insomma qualcuno aveva denunciato il suo antifascismo, quindi probabilmente sarebbero venuti a cercarlo e prenderlo. E allora ha scelto la via della montagna. Si è unito ai partigiani e poi nel rastrellamento della primavera del 44 è stato arrestato sull'altura di Bobbio. Lui era in Val Germanasca, stava cercando di passare di qua dal Col Giulian assieme a Emanuele Arton e poi appunto ha fatto tutta la trafila, la caserma Pettinati di Lusera San Giovanni, dove era già abbastanza mal ridotto, le Nuove di Torino, poi Fossoli e poi Bolzano Mauthausen. Emanuele Arton, come si sa, non ha neanche avuto questo privilegio perché l'hanno massacrato di botte e poi morto giù alle Nuove e sepolto da qualche parte che nessuno sa ancora, vicino alla Dora, non si sa, comunque, perché era ebreo, oltre che partigiano, e quindi meritava maggiori sevizie, secondo i suoi aguzzini. È stata una bella cerimonia il 21 aprile, quindi in concomitanza col 25 aprile c'era un bel po' di gente, anche la cittadinanza, insomma quello che facciamo cerchiamo sempre di farlo con una ricaduta sul territorio, certo. Perché non siamo una scuola asettica, isolata, ma insomma parte siamo parte di una sì. realtà che deve essere coinvolta il più possibile in quello che noi facciamo. Questa è una di quelle cose, il Pullman della Memoria un'altra, le conferenze prima della Gondi greco-biblico aperte certo. al pubblico sono ancora un'altra. Tornando invece un po' più alla tua persona, c'è qualche ricordo particolare che insomma ti porti nel cuore, qualche momento con qualche tuo allievo, allieva, confronto magari proprio anche sul certo. tema della fede oppure no? Beh, la soddisfazione sicuramente è stata quella di vedere dei miei allievi che hanno scelto la Facoltà Valdese di Teologia e sono diventati pastori. Quindi adesso li incontro al sinodo oppure in altre occasioni, quando prima ce li avevo davanti a lezione, quindi questo mi fa piacere. Poi assolutamente non voglio dire che sono io che li ho fatto, fa è una scelta che hanno maturato, però comunque 5 anni di greco con me è servito come base per poi proseguire gli studi di tipo teologico, certo. Mm-hmm. E sì, altri, ormai gli ex sono talmente tanti che mi ricordo sempre i nomi, ma non gli anni. Non riesco mai a collocarli nei vari anni. Per esempio ieri,
abbiamo fatto un'iniziativa qua in Val d'Angrogna, se n'è arrivata una mia ex studente dei primi anni, quindi stiamo parlando del 93, 94, 95, che poi aveva fatto anche lei lettere classiche, ma se non erano 30 anni, erano poco meno che non ci vedevamo, e quindi mi ha fatto piacere, è venuta a trovarmi, mi ha portato un libro di greco che gli avevo dato per l'esame, te l'ha restituito, okay. Filottete di Sofocle per dare l'esame, che tra l'altro non era neanche mio di prima mano, cioè porta la firma vicino alla mia di Ferruccio Corsani, che anche lui è stato professore di greco qua, ma appunto anni fa, quando aveva anche lui appena finito gli studi universitari, e mi aveva lasciato alcuni dei suoi libri dell'epoca. Però poi, e tu hai mai fatto corsi alla facoltà? Hai mai pensato? Ma devo dire che a me sarebbe sempre piaciuto. Infatti quando c'erano i corsi online, insomma, quasi ero tentato, però comunque qua, se lo vuoi fare bene, ti assorbe il tempo, quindi trascuri certe cose per altre cose che poi alla fine sono più tue personali. Però per esempio all'università avevo scelto più l'ambito cristiano biblico, per cui ho seguito storia del cristianesimo con Franco Bolgiani, storia delle origini cristiane con Edmondo Lupieri, Filoramo, tutta gente in gamba per quanto riguarda sia la storia del cristianesimo che la storia delle religioni. Ci scrivi qualcosa in greco sulla lavagna? La cosa più... Non mi ricordo più se c'è la eta, aspetta, devo guardare. Che... Ci sono due e in greco. Attenzione. Quello è il nome, vuol dire pace, da cui deriva il nostro nome Irene. Ah sì? Sì. Irene vuol dire pace. Ah dai. Sì. Allora. E Irene. Ah, ecco, le due E sono quelle là, quindi. Sì. Ah, ok. Queste sono due lunghe e questa una è breve, che con la I fa dittongo. Ok. E Irene. Bello. Pace.